Nicola Bionda è un giornalista, ha scritto un libro, si chiama Supernova. E ci ricordi questo libro da dove nasce, da quale storia nasce, Nicola, la tua storia rispetto al Movimento 5 Stelle? La storia è semplice. Io ho letto, ho scritto questo libro con Marco Canestrari, che è stato per anni il braccio destro di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, diciamo dal 2007-2006 fino al 2010. Diciamo, ha visto nascere il movimento, ha visto nascere i meetup e poi ha scelto altre strade. Io invece ho conosciuto Gianroberto nel 2010 in seguito a un mio libro, e poi nel 2013 lui mi ha chiamato per far partire, dirigere l'ufficio comunicazione alla Camera dei Deputati del Movimento. Sì. Molti anni dopo uscirà Supernova, che è appunto un racconto, diciamo, duplice ma anche collettivo di quello che è stato il movimento, di come è nato e di come è morto e del perché è morto. Peraltro, a proposito della morte del movimento in quanto tale, insomma, non, un partito che dà tutto in mano a un'unica persona, che caso unico al mondo nelle democrazie occidentali, decide quali siano i capigruppo dei gruppi parlamentari, no ragazzi, questo non è il movimento, questo è un partito autocratico, spesso molto autoritario, il solito partito cinico, furbo e del boss a cui ci siamo abituati e che, per quanto mi riguarda, a cui io non mi abituerò mai. Senti, sulla questione Movimento 5 Stelle, di sinistra, di destra, di centro, è giusto chiederselo? No, guarda, cioè, anche questa polemica è fatta da persone che non sanno le cose o non le vogliono capire. Chi crede che Roberto Fico, per esempio, sia di sinistra non ha idea di che cosa sia la sinistra. Non ha idea. Ah, mazza, Roberto Fico sembra proprio di sinistra, cioè gli manca la kefia. Roberto Fico dovrebbe ringraziare tutti i giorni che Dio manda in terra Salvini per averlo fatto eleggere con i voti del suo partito Presidente della Camera, che è il suo principale reddito di cittadinanza. Roberto ha lucrato. Mi sembra un po' dura questo. Beh, non è dura, è la verità. Chi l'ha votato Presidente della Camera? I suoi amici palestinesi? Ma che c'entra? Ho capito, quindi che c'entra? Peraltro Roberto, come Alessandro in alcuni momenti, ha lucrato il più importante dividendo politico. Come l'ha lucrato? Con i suoi silenzi, perché il movimento si è trasformato anche e grazie ai suoi silenzi. C'è un documento del dicembre 2014, un documento interno in cui si ristrutturano i meetup, e viene firmato da Alessandro Di Battista e Roberto Fico. Se voi leggete quel documento è veramente divertente, praticamente gli dicono i meetup: ragazzi, grazie di tutto, ma adesso il movimento siamo noi. Voi siete buoni solo per fare quattro palchi, due manifesti e farci fare. È scritto proprio così, in modo così sprezzante. Quel documento parla da solo. Vabbè, poi magari ce lo invierai, lo leggiamo. Ma è un documento pubblico. No, vedremo. Senti, ma allora. Però ti chiedo di mettere da parte, diciamo, i tuoi giudizi tranchant. No, ma il ritorno di Di Battista può segnare, come dire, una svolta nel movimento anche per quanto riguarda i rapporti con la Lega di Salvini? Perché qualcuno dice: adesso torna Di Battista e le frizioni e le tensioni si faranno più forti tra il movimento e la Lega. Ma io vi faccio una domanda: ma a che punto siamo arrivati che stiamo discutendo il ritorno a Natale di un imbroglione politico come Alessandro? Ma ci meritiamo questo? È una storia, ragazzi, che bisogna sapere. Alessandro non ha mai fatto un giorno di attivismo. Alessandro è un prodotto editoriale che nasce in via Morone 6 a Milano, alla sede della Casaleggio Associati, dove Alessandro si presenta e Gianroberto, che aveva un certo fiuto per la politica pop, questo è innegabile, insomma, gli pubblica alcuni articoli e poi un librettino, mi pare che si intitolava Sicario a 6 euro, a 5 euro, una cosa del genere, che è venduto a poco, capito?
No, vabbè. Se un imbroglione politico è evidente, basta scorgere le sue prese di posizione politiche in 5 anni. Io Alessandro me lo ricordo, la prima volta che lo vidi, che aveva appena pubblicato un post sullo Ius Soli e aveva firmato una proposta di legge con la doppia firma di Luigi Di Maio sullo Ius Soli. Però Nicola Biondo, io ho capito. Un cazziatone da Grillo clamoroso. Ma Grillo, dice, Grillo sui migranti la pensa in una determinata maniera, ma forse più vicina a Salvini che... Però vabbè, c'ha ragione però qua, chi è il parlamentare? Ha ragione Nicola. Sì, sì, vabbè, ma dai, adesso ci vogliamo raccontare la favoletta che allora i parlamentari, si candidasse, Grillo. Che i parlamentari verità, non ragazzi, rispondono del capo politico. Però perché del non capo si candida movimento. Grillo? Ma che c'è? Ma Grillo fa quello che vuole, ma se uno fonda un movimento, rispondi al fondatore del movimento. Non ma che c'era dite, un programma. Dai, su. No, per no, favore. Ecco, dai, vedi perché il movimento non esiste più. Perché uno può avere certo un responsabile politico, ma nel programma lo Ius Soli non c'era. Ma Alessandro infatti non c'era bene, lo Ius Soli in programma. Quella roba lì. Vabbè, si sarà preso. Quindi, ma insomma, Nicola Biondo. Ritorniamo indietro. Alessandro, la domanda che io mi faccio è: quale contributo a questo paese può dare? Un contributo pop, sicuramente, e lo dici anche tu, ed è vero, un contributo di comunicazione, insomma... un po' alla Che Guevara, che poi no, un contributo, no, secondo me è un contributo di un movimento che torna a rivendicare con più forza le proprie istanze di fronte a qualche rospo che ha dovuto ingoiare rispetto al contratto di governo. Benissimo. Questo secondo me incarna Di Battista. Perfetto. E lo sta dimostrando con i suoi video, con le sue dichiarazioni. Per me è così, insomma, io capisco il tuo punto di vista è diverso, è condizionato anche da elementi di esperienza personale. È reale perché io li ho conosciuti. Sì, vabbè, però Nicola, abbi pazienza, tu li puoi aver conosciuti, noi non li conosciamo personalmente, però sempre una visione parziale è, nel senso che noi poi studiamo gli atti politici e a me non sembrano proprio come li descrivi. Bene, li descrivi bene, tu. Però dal tuo punto di vista quindi non cambierà nulla. Ecco, questo no, facciamo il punto politico, non personale. Ci sarà sicuramente una comunicazione più aggressiva, quindi andare dietro quel tipo di comunicazione in cui Salvini ha dimostrato di essere molto bravo. Ma la domanda rimane questa: che cosa cambia per la politica italiana?